La corsa per allenare il basket giarre sembra al momento una vera e propria volata a tre. L'unica certezza riguardante la guida tecnica della squadra giallo-blu in vista del prossimo campionato di Serie C Silver è che in ogni caso la società ripiegherà su una scelta interna, come del resto fatto in questi ultimi anni, con l'eccezione della parentesi rappresentata da Pippo Borzì. Il primo dei tre candidati è ovviamente Ignazio D'Angelo, guida della squadra in queste ultime due entusiasmanti stagioni. I risultati sono dalla sua, grazie al salto dalla D alla CC nel primo anno e alla conquista dei quarti di finale dei playoff nell'annata appena terminata, con una percentuale di vittorie complessiva che arriva al 65%. D'Angelo è una delle soluzioni, ha affermato il presidente del Sodalizio Gerrese Giovanni Spada, ma l'eventuale scelta dipenderà anche dalla squadra che sarà costruita. Nel caso in cui si optasse per un deciso ringiovanimento del roster, infatti, ecco entrare in scena le altre due soluzioni interne. La prima è quella di Simone D'Urso, che nelle ultime due stagioni ha vestito il doppio Ruolo di giocatore e allenatore della compagine che ha disputato il campionato di promozione. La seconda risponde al nome di Federico Vallesi, approdato la scorsa estate alle giovanili gialloblu dopo significative esperienze all'interno dello staff tecnico federale e come assistant coach fino alla Serie A Dilettanti. Per avere il nome del prossimo allenatore del basket giarre bisognerà però attendere qualche settimana. Probabili novità sono infatti attese attorno alla metà di giugno.